Buongiorno ragazzi, abbiamo dormito, ci siamo riposati, ci siamo caricati. Vi faccio vedere l'arroganza dei miei calzini di oggi. Belli tamarri, mi vergogno un po', ma mi vergogno più o meno sempre, quindi... Buongiorno ragazzi, come siete splendenti! Buongiorno! Pronti per una nuova avventura. Ma posso denunciare una roba? Sì. Ieri sera mentre dormivo, questo ragazzo qua, mentre era completo... Ma cos'è sto suono? È partita la volta. È la retromarcia. Allora, stavamo dormendo e a un certo punto, in piena notte, sento sta roba che mi incomincia a toccare l'orecchio e mi va dentro. Mi va dentro. E mi giro e c'era lui che, completamente sonnambulo, mi picchiettava dentro l'orecchio. Me l'ha chiesto lui di piacere no, di brutto. Mai chiesto. Appena arrivati... Monopoli, stiamo facendo un giretto. Tra l'altro è super strano perché per pure semplice coincidenza in Puglia in contemporanea nostra ci sono, vabbè, come già detto, Nicola De Nirchio che è pugliese, Nicolò Ballini che è in giro per la Puglia in Vespa, un ragazzo che abbiamo conosciuto a Toronto io e Cesare e mio padre che tra l'altro è qui a Monopoli. In teoria oggi c'era brutto tempo quindi ci siamo organizzati dei giretti di paesini vicini, in realtà c'è il sole ma vabbè a sto punto visitiamo. Anche perché comunque la Puglia deve essere piena di borghetti così c'è Monopoli che ci hanno consigliato e stiamo vedendo, Alberobello, pieno di trulli, Ostuni. Noi siamo qui in questa zona qua, quindi sono tutte abbastanza a portata da vedere. Alterneremo un po' di polleggio, come diremmo a Bologna, mare, piscina, a dei giri così. Perché comunque sembra spaccare. Poi magari ne approfittiamo e facciamo un saluto a mio padre che è qui in barca a vela da Marina di Ravenna, è sceso fin giù in Puglia e si sta facendo qualche settimana qua. Sta girando un po' di porticciuoli, cambiando sempre punto, ormeggiando in giro. Non so dove lo becchiamo, se lo becchiamo in giro alla barca. Nel caso lo beccassimo alla barca ve la faccio vedere perché prima o poi sicuramente facciamo un'uscita perché è super bella. Anche se lo ammetto ragazzi ho dei bruttissimi ricordi con la barca a vela. Da piccolo feci un corso per prendere il patentino per gli Optimist e mi traumatizzò di brutto. Mi sono sempre vissuto in maniera terrorizzata e pericolosa il mondo della barca a vela. Però in realtà è fighissimo, quindi magari adesso che sono più grande, un po' più coraggioso, possiamo farlo. Ma vabbè, ne parleremo poi se capiterà l'occasione. Io sono molto curioso di vedere il lungomare, il porto eccetera. Ma anche qua devo dire che spacca parecchio. Ci sono degli squarci, delle spaccature di luce e roccia modellata, come si definisce, non lo so, veramente fighi. Quello è un teschio. Ho una sorta di feticismo per i vicoli stretti, queste cose così. Veramente uno spettacolo. Ad esempio su Bologna, se ci siete mai stati, la mia via preferita in assoluto è via delle clavature. Stretta stretta con il mercato eccetera. E all'improvviso il mare. Pensate a quanta gente c'è in Puglia, ragazzi. Persino sti scogli qua sono sovraffollati in maniera pazzesca. C'è un bordello nelle spiagge incredibile. Bello comunque. Ecco, forse da sto lato si apprezza ancora meglio Monopoli. Adesso vi faccio una panoramica. Volete di nuovo da me? Ok. Se per caso volete musicare i vostri video delle vacanze, scrivetemi una mail, ci penso io. Prima eravamo laggiù in fondo, abbiamo fatto tutta questa strada e adesso ci stiamo spingendo sulla scogliera. Vogliamo arrivare proprio sulla punta in fondo e vedere Monopoli da laggiù. Come potete immaginare ci sono una cosa tipo 40 gradi, non abbiamo il costume dietro quindi non ci possiamo neanche fare un tuffo. Solo Cesare ha un cappellino, stiamo soffrendo veramente tanto, ma saremo ripagati dalla bellezza del posto. Almeno mi piace pensare così. Secondo me il calore potete anche sentirlo e percepirlo attraverso il video. Cioè sa di caldo questo posto, sa proprio di caldo. Può essere un caldo bello che sfoghi nel mare o un caldo infame. In questo momento è un caldo infame. Ci siamo quasi. Ma che poi in realtà siamo vicinissimi alla città. È stranissimo che ci sia un posto così vicino a una città. Non serve che ti abbassi per passare sotto. Sarebbe figo fare questo de zoom con l'RX100 che ha uno zoom pazzesco. Questa qui purtroppo ce l'ha più piccolo. Però insomma rende l'idea. Siamo arrivati sulla punta. Quasi, manca qualche metro. Io ho il sudore che mi entra negli occhi e brucia da matti. Alla fine in realtà abbiamo camminato poco. Avremmo camminato una mezz'ora. Sembra molta di più la distanza di quello che è. Secondo me molto bello. Non c'è assolutamente nulla, ma è molto bello. Se passate da qua, fate sta camminata. Che poi in realtà ogni insenatura è una specie di spiaggetta di scogli. La pavimentazione qui è abbastanza hardcore. Se guardate attentamente tonno, probabilmente lo vedrete cadere. Se cadi, ti trafiggi. Se cadi, sei morto. E io mi sono appena accorto di non aver svuotato la SD e ci sono 3 minuti liberi, quindi forse a un certo punto subentrerò con il cellulare. Va. Ero sulla punta più lontana degli scogli, volevo salutarti con la manina da lontano, ma ormai siamo andati via. Ah.
Mi hai visto? No, che non ti ho visto. Ci vediamo dopo per uno sprizzino. Sì, va bene. Vai, alla grande. Uno di quei cosi ci ho fatto mezza Italia, da Milano a Roma, mi pare. Comunque, abbiamo abbandonato la scogliera e stiamo facendo un altro giretto. Proprio carina Monopoli, una bella scoperta. Che figo, qua è tutto bianco, è tutto verniciato completamente di bianco. Poco fa eravamo laggiù e se vi ricordate, si vedeva questo. Non so se quando uscirà questo video saremo ancora in Puglia, ma nel caso anche per i prossimi anni o per altra gente che magari può trovare una sorta di guida qui sotto nei commenti, consigliate i posti più belli che avete visto qui, sia che siate pugliesi, sia che siate stati turisti in Puglia. Commentate qui sotto con dei posti da vedere assolutamente, quelli imperdibili in Puglia, sia da vedere, sia da bagnare, sia da mangiare. Che bella luce, mi ricorda il cartone di Hercules. E lui mi ricorda Hercules. Io? Sì. Secondo me mio padre ha la barca più o meno laggiù. Siamo arrivati fino al faro di Monopoli. Ci riposiamo un pochino qua. Il cielo si sta un po' coprendo, ma in realtà ci sta regalando dei disegni pazzeschi. Guardate la cittadina con queste nuvole in stile Hercules sopra. Wow, guardate chi spunta da laggiù. Bella vecchio. Ma che ci fa in Puglia? Il pugliese. Tutta casualità. Ragazzi, buon appetito. Mangiate tutto in fretta prima che... Accidenti, prima che Bea riceva la sua insalata. Puoi far vedere questa roba. Panino con il polpo. E dentro c'è la burratina. Quella è una burrata? Sì. Porca vacca. Pazzesco. E tu invece un polpone. Io gigante. Ho un polpo e basta. Siamo finiti in una birreria veramente figa. Buon appe. Buon appe, buon appe, buon appe. Raga, com'è? Fredda o ci sta? No, ci sta. Perfetto. C'è una bella arietta fredda fuori, eh? È un po' freddina però. No, aspetta! Ci sta. Non caldissima, ma si sopravvive. Al volo! Ma prendo il volo! Tuffa bomba, Cesi! Allora ragazzi, stiamo facendo il bagno in attesa di mezzanotte e mezza, che ci sarà la gara 1 dei playoff Rockets contro... Ok, sì, aspettiamo mezzanotte e mezza in piscina e poi guardiamo l'NBA. Perché per super culo in sta casa, in sta televisione qui c'è Sky, quindi riusciamo a vedere quello che ci pare, a bomba. Scusate, se le gocciole in bocca, guardate cosa sta succedendo, proprio naturale, non sa che sta filmando. Acqua gym, con un istruttore così si può accompagnare solo. Sta per iniziare, siamo prontissimi a tifare Gallinari, forza Gallo, forza Chris Paul che mi piace tantissimo. Io purtroppo un po' i Rockets li odio. Cioè, odio è molto grosso, però tipo Harden, barbetta, proprio mi sta antipatico. È una cosa che capite, anche a voi, non sta tanto simpatico. Mi sembra un po' proprio, vorrei dire un montardo, ma è solo antipatico. Cosa pensi del gioco di Gallinari? Ecco, Gallinari sembra un botto simpatico. Guardatelo lì, che bel sorriso Gallinari. A me proprio piace, a me proprio mette felicità. Si parte, inno americano e via.